del comico K3. Sono in macchina, mi sto dirigendo a casa K. Benissimo, oggi giornata tutto gas. Faremo dei mini video per farvi vedere un po' una giornata scazzo del comico K3 a tutto gas. Sono in strada, come potete vedere. Molta strada, cioè strada, non c'è una minchia, cioè fa cagare. Vabbè. E questo è il minimo. Comunque, a dopo, vado a prendere il K. E ci vediamo dopo. Ciao. Miau. Amici, sono qua in casa K, potete vedere K come cazzo scende le scale, lui non le fa nessuno. Io sono rapido. Casa K, Oscarino sta facendo pesi. Vedete, un K che entra col suo stile innato, in macchina, e con la macchina chiusa perché sono un deficiente, benissimo. Tutti i piccoli. Saluti. Buongiorno. Saluti il nostro pubblico. Buongiorno. Adesso le spiego cosa mi è venuto in mente. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Questo qui è un video a tutto gas. Il video K non le ho detto, si intitola giornata tutto gas col comico K3. Adesso K3. C'è un pirla che sta facendo la benzina, come potete vedere. Ragazzi, ma si può pagare 1695 al litro? Italia, sei una ladra di merda. Un po' come la Juve. Siamo lì, capito? Ho scoperto un bel po' di canzoni che sono vecchie e andrebbero riprese. Magari un giorno vi faccio un bel post con tutte queste qua. Una l'avevo già pubblicata dei Black Eyed Peas, era bello. Sì, si intitolava, aspettate, Where is the fanculo love, sarà sicuramente. Era bella, molto bella, carina. Da tutto gas. Allora, se vi stirano, allora se dovete attraversare, dovete passare sulle strisce, almeno se vi stirano, e vi stirano comunque, vi pagano, capito? Pagano, quindi è il mio sulle strisce. Se non sulle strisce sono cazzi vostri. Ecco. Invece le strisce, queste qua, per chi non sa cosa sono le strisce. può capitare. Può capitare. Comunque, cioè, il comico K3 avanti, cioè, attraversate su dove? Ah, sulle strisce, mi raccomando. Da Gallarate, che è una merda. Gallarate, proprio, sapete, giro, la merda. Non giro un cazzo di nessuno. Ci dica la sua teoria. Più che roba, quella. Ah, più robe hai, meglio è. Sempre, questa è la teoria del K. Più robe hai, meglio è. Meglio è. Così almeno se ti studi una cosa, c'è l'altra. Basta. Più cose hai, meglio è. Molto semplice. È la teoria proprio. Più semplice di così non si può. Tutto e non si può neanche dire di no, perché teoria più semplice non c'è. Queste teorie, con questo tempo un po' nuvoloso. È proprio un tempo del cazzo. Ragazzi, ringraziamo quel coglione cornuto che sta a comandare a Gallarate per questi regali con sto ricchione dietro. Quel cornutazzo di sindaco di Gallarate bisogna andarlo a prendere, capito? Bisogna andarlo a prendere, ok? Perché non si può mettere giù quel cazzo di limitatori di merda a 50 km/h. Ma che cazzo. K, dica qualcosa, perché almeno se li metti, mettili a 120. Ecco, giusto, 120 in centro è epico. Mi piace. 100, facciamo 150 va di più. A più dove metti di limitatore a 150? Dove esistono? Non esistono. Anche nel deserto. Sogni proibiti del capo. Favolosa, cari amici. Sono su quattro vecchi rincoglioniti che stanno andando a 60 all'ora. Guardate, 60 all'ora. E queste persone qua sono molto pericolose per la K3, capisce? Perché non si può andare a 60 all'ora su una strada che minimo puoi andare a 70, beh, 70 in linea, però qua di solito si va a 100 all'ora. Quindi questa gente qua dovrebbe stare a casa, poverina, no? Nel senso, no, niente che ho contro queste persone qua, però voglio dire, è un po' più di brio. Sì, diciamo che si sono dimenticati il cicchettino delle 3:30. Cioè, dai, non si può andare 50 km/h a tutto gas, cari amici, una porta. No, che ore sono, K? Aspetta, che tiro fuori l'iPhone. Ma che cazzo? Ah, aspetta che devo mettere il codice, se no non me lo riavvia. Aspetta. Mamma, abbiamo tutto il tempo del mondo, ma con K. Ma facci con K. Non si vede niente. Aspetta che vedo niente. Luminosità al minimo. Ah,
Sono le 4.10. 4.10, Busto Arsizio. Città del peccato per me, perché ho pigiato più volte io Busto Arsizio che voi in tutta la vostra vita messa assieme. Terra, cioè, di merda. Terra di merda, a tutto gas. C'è vento, l'unico posto dove c'è il vento. Ragazzi, siamo sopravvissuti alle bancarelle di Busto. Mica, una coda. Poi non finivano più. Un chilometro di bancarelle. Cazzo di rincoglioniti che... Cioè, eccezionale. Marco. Cioè, veramente, c'è, cioè, una roba... Una roba assurda. Cani, topi, ratti. Ma poi anche ma che cazzo portate la bicicletta in uno spazio che è 3 metri, cazzo. Ma neanche, c'è un metro di spazio e la bicicletta. Ma tutto gas. Ma non si può andare in giro così. Ma cazzo, ma andate col ventolino sotto l'albero. Non concordate? Veramente. Cioè, assurdo. Adesso ci dirigiamo in un centro commerciale, andiamo a vedere un po' di elettronica, qualche video, qualche cazzata, insomma, tanto per prendere qualche insulto, vero? Giusto. Di K3 perché è così schizzato. Guardate cosa beve. Tutto il giorno Red Bull. No, tutto il giorno Red Bull, la Red Bull mette le ali. E non solo. K, lo sai che se lei lascia giù l'iPhone ci danno... Con 3,99 prendiamo... Ah no, 2,99 prendiamo l'S5. Perché l'iPhone vale più dell'S5? No, sono loro che mi dovrebbero dare i soldi se vogliono che prendo l'S5. In effetti c'è anche la tua. Ma roba da altri tempi. La plastica costa. Giochi consigliati per Xbox One. Spider-Man da prendere, anche perché non so com'è, ma sarà bello. The Elder Scroll Online, che uscirà non so quando, ma uscirà, costerà abbastanza, perché tenendo conto che bisogna sempre giocarci online. Ma ti regalano anche le carote? No. C'è scritto le carote. 20 carote bonus. Allora le compro, così mangio le carote. E poi? Okay. E poi FIFA 15 come minimo. Che cazzo c'è? Già in prenotazione? Al prezzo di 70,98 euro. Questi sono fuori come delle cartucce svizzere. Eh beh, costano tutti così più o meno, eh. Beh, ma FIFA 15 bisogna prenderlo. Però vi faccio vedere il gioco più bello del mondo, seguitemi. E questi? Questo, ragazzi, è il gioco più bello del mondo. Non aspetto. Ho preso solo la Wii U per prendere questo cazzo di gioco. Mario Kart 8. E ci siamo. A fine mese dovrebbe uscire. Ci siamo. A tutto gas. Siamo qua col K alla piadineria. Lei K cosa che si deve prendere? A te cosa ti devi prendere? Io non prendo la minca, lo sa che... Cosa sceglie? Tonno, mozzarella, pomodoro, origano e maionese. Tonno, pomodoro, origano, maionese e mozzarella. Mozzarella lo tieni. A tutto gas. Pio, sì. Ma è la cosa del menù, sì. Ma niente, c'era il menù in alto, in basso, quello bello per leggere, per farlo leggere, e io guardavo quello in alto, e niente, sono un pirla. Se l'è detto, ragazzi, e questo è un evento epico. Dai, ma tutto gas. È buona. Cappa, dica che è buona. Buona. Pasta tutto gas. Ma che capelli spara di sotto? K3 sta avendo uno svenimento momentaneo. con le pro rosse nere, cioè guardate che belle. Cioè, ma che puzza. Beh, però anche quelle tutte nere non sono male, eh. Ci sono le nostre. Sì, diciamo che ce le abbiamo tutti quei modelli. Sì, beh, modelli abbiamo tutti. Comic K3 come può non avere tutti i modelli, cioè. non siamo mica l'imprenditore. Certo, l'imprenditore è scarsino, imprenditore, impegnati perché sei un po' scarsino, eh. Dai, Mancano un po' di pezzi. Però devo dire che sta vetrina mi garba. Mamma mia. Mi garba mucho. Mucho gusto, tutto gas. Ecco, io in camera vorrei mettere una cosa così. Ma non riesco a trovare questo. La vetrina? Allora, se qualcuno sa dove possiamo recuperare una vetrina del genere, ci faccia sapere qua sotto, grazie. La giornata quasi finita. Quasi. Il comico si è cambiato. Tac. Pure io mi sono cambiato, guardate che bella maglietta che mi sono preso. Air Jordan. Se le stiro, scusate.
Sì, stava per commettere un omicidio, vedete, il comico si è cambiato. Certo, maglioncino. Adesso andiamo a fare un aperitivo. Tutto gas. Tutti belli abbronzati, perché logicamente non è che ci facciamo le lampade. Io prendo il sole e il comico si fa le lampade. Ma io non mi faccio le lampade, prendo il sole, non dire cazzate. Lei non dica cavolatine, signor K3. Qui stiamo tentando di uscire dal suo parcheggio. Si fa un po' complicata la situazione. Sei riuscito. Ok, notare come non mi sono legato e non ho ancora suonato la... Perché non ho ancora superato i 20 km orari. No, i 30 mi sa. I 20. Guarda. Questa macchina di me. Risultato? Risultato che la... Guarda i 20. Ora abbiamo la macchina. Guarda i 20. Hai visto? Vabbè, cari amici, a tutto gas. Allora, aperitivo time. Vedete, aperitivo, piatti vuoti, cioè... Ma che cazzo... Sì, ma se tu fai così io più vado giù. Ma io volevo posso... far vedere. Beh, perché cosa vuoi vedere? Che blocco vuoto. Ma un po' pieno. E niente, si fa l'aperitivo. L'aperitivo a tutto gas. Cioè, voi come intendete l'aperitivo? L'aperitivo a tutto gas. A cazzo. A cazzo. Comunque il locale è bello, cioè. No, c'è tanta roba. Fai vedere un po' la. No, così inquadri. Aspetta che metto a fuoco delle cose. Porca troia. Ok. E lo yucca dove andiamo a fare la sera tip hop al giovedì? Giusto. Il locale a tutto gas. Gli faccio vedere il mio amico Leo. Saluta Leo. Ciao, fagli lo sguardo. Fagli lo sguardo pirata popò. Bellissimo. E niente. A dopo. Ok, io bitch motherfucker, yo motherfucker, where is my fucker, where is the motherfucker, where is, allora aperitivo, ragazzi, allora, concluso. No, niente, diciamo che siamo arrivati a fine serata con aperitivo concluso, come potete vedere, aspetta, si vede? No, vabbè, lo metterà a fuoco? Vabbè, avete capito che non c'ho sugli occhiali, può essere solo sera. E niente, aperitivo concluso, vi abbiamo fatto vedere com'è una giornata quando usciamo un po', che andiamo a fare qualche giro un po', è così, si conclude quasi sempre con un aperitivo. E quindi dal blog del comico K3 alla giornata tutto gas direi che alla prossima. Abbiamo fatto un video un po' così per far vedere che ci siamo e niente, ciao cari amici, a tutto gas.